tu sei. Di notte sono venuti la protezione civile e i carabinieri a farci evacuare in quanto stava arrivando la piena del bacchiglione. E fette furie abbiamo portato fuori macchine, quello che avevamo, e siamo scappati via. Qui è arrivata praticamente 1,55 m d'acqua, ci sono i segni anche sui muri lì, e siamo rimasti fuori casa per circa una settimana. I miei nonni sono andati, li abbiamo portati via a Milano perché non potevano dormire qui, sì. E sono stati via un mese praticamente. È stato un danno abbastanza potente? Eh sì, purtroppo sì. Adesso il comune. Il comune domani dovrebbe darci un primo acconto, non si sa ancora di quanto sia stimato, e poi ci hanno promesso un 30% dei danni ricevuti, però. È stato un disastro anche psicologico. Esatto, soprattutto per i miei nonni perché
Sono anziani, mio nonno è anche disabile, hanno perso tutto e ormai devono ricominciare da zero. 80 anni non è facile, purtroppo.